Questa fu una promessa in un periodo veramente brutto, fu una promessa fra me e il ballerino Manuel Anniballi che avremmo sicuramente riballato. Una promessa mantenuta, quella fatta in uno dei periodi più bui della pandemia da Romina Lesiani, presidente dell'associazione Onlus Aispod, associazione inclusione sociale, pari opportunità, disabilità di Fano, al ballerino Manuel Anniballi, anche attuale campione italiano di bocce paralimpiche, in coppia col compagno Manuel De Marco, un traguardo raggiunto per ben 5 volte negli ultimi 7 anni. Manuel, unico ragazzo con sindrome di Down, ballerino di pizzica in Italia, infatti, tornerà a danzare e lo farà questa sera alle 21.30 nello spettacolo Le Zagaredde, chiamatemi strega. Teatro, canto, danza, musica e magia si muoveranno all'unisono sul palco della Sala Verdi del Teatro della Fortuna di Fano. Un modo per Aispod di celebrare il ritorno alla vita dopo il lungo silenzio dovuto alla pandemia, con una rappresentazione teatrale dove danza e musica si uniranno e creeranno un vero esempio di inclusione, dove il diverso scompare lasciando emergere le emozioni e l'amore vincente. L'associazione Aispod tornerà alle sue attività, alla sua vita con questo spettacolo dove teatro, danza, musica si uniscono e si includono anche con personalità molto conosciute. La regia è di Lucilla Monaco e la voce solista di Barbara Calzolari, presidente del coro gospel. E i ragazzi partecipanti a questo spettacolo sono stati estremamente inclusi nei lavori, in tutte le parti dei lavori che abbiamo svolto per arrivare a questo prodotto. E ci auguriamo che possa piacere, è pieno di metafore, similitudini riguardo alla vita di noi come famiglie e dei ragazzi con disabilità portate in una maniera artistica. Lo spettacolo dove, come afferma Lucilla Monaco, l'immorale, la normale, il guasto si trasformano in un'armonica dimensione condita dalla danza, la musica e il bello, è stato realizzato da Aispod in collaborazione con l'associazione Teatro in Faccia ed il Comune di Fano e non a caso si svolgerà proprio oggi, venerdì 3 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. È la giornata internazionale per le persone con disabilità e invece di ricorrere ai soliti riti, no, magari sempre importanti per ricordare, riflettere, ecco, questo è un modo diverso per cercare di trasmettere una sensibilità, di promuovere anche le abilità, le capacità delle persone e superare delle barriere che sono soprattutto quelle del pregiudizio. Perché davvero le persone vanno accolte, vanno accompagnate, vanno coinvolte, vanno rese protagoniste e quindi vanno in scena tutti i giorni per le loro abilità, per le loro capacità, per la loro personalità e cercando di promuoverne e valorizzarne anche la dignità.